Volevo soltanto dirvi una cosa. Prima ho avuto un colloquio con il presidente Klimov e mi ha dato un dato significativo rispetto alle sanzioni nei confronti della Russia. Considerate, dovete sapere che il Movimento 5 Stelle ha già depositato una mozione per terminare immediatamente le sanzioni nei confronti della Federazione Russa. Mi diceva il presidente Klimov che da quando sono in piedi le sanzioni il commercio tra Italia e Federazione Russa è diminuito del 20%, ma è aumentato il commercio tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d'America del 15%. Molto interessante questo dato. Do la parola al presidente Klimov e lo ringrazio anche per la pazienza. Purtroppo, come ha detto un altro mio collega, il signor Di Battista, qui oggi nell'Unione Europea le persone rappresentano, hanno una visione delle cose tramite le informazioni dei mass media delle informazioni che si riceve da Washington. Io sono 2 giorni che vedo diversi programmi, Euronews, la BBC, la CNN, 24, Deutsche Welle e altri mass media, leggo i giornali e riguardo l'incontro dei paesi BRICS, o non si dice niente o se ne dice molto poco. Anche se le persone che si sono incontrate rappresentano 3 miliardi di persone su 7. Innanzitutto, noi pensavamo all'inizio, con i nostri partner cinesi e indiani, volevamo farlo con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Si sa che la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale si fondano sugli accordi di Bretton Woods che quest'anno compiono 70 anni. Non racconterò adesso nello specifico della Russia, racconto una cosa della Cina. Il PIL della Cina è un po' più grande del PIL americano, può darsi che non tutti lo sanno. Allo stesso tempo. Noi, i dollari che circolano nell'economia mondiale, sono l'80% di tutti i pagamenti sono in dollari, invece il yuan è il 2%. E se parlare della sicurezza dei dollari come strumento. Il dollaro è emesso non dagli Stati Uniti, ma dalle organizzazioni che sono fondate su istituzioni bancarie private. E questo è la Federal Reserve che emette i dollari, non è trasparente per noi. E dato che il volume, le dimensioni del debito del PIL americano, cresce sempre il debito, è sopra i 18 trilioni di dollari. Sapete, non è una valuta molto garantita. Vi devo dire che il debito russo è di 100 volte inferiore e se paragonato al PIL. Quindi il debito americano rispetto a quello russo è meno del 20% in Russia, 18%. Gli americani, il debito americano invece è sopra il 100%, quindi ci troviamo non in una situazione così grave come dice il signor Obama, che dice che la nostra economia è a pezzi. Il totale delle riserve d'oro e di valuta sono 6 volte più grandi di tutte le riserve sia dell'Unione Europea sia degli Stati Uniti messi insieme. Per questo, per quanto riguarda la garanzia di queste valute. E chiaramente noi diciamo, abbiamo detto con sincerità ai nostri amici tedeschi, francesi e americani, facciamo un sistema più garantito affinché non ci siano queste crisi finanziarie, così ogni valuta si possa basare su qualcosa di preciso e non su bolle finanziarie che si possono creare a New York e a Londra, ma su qualcosa di reale. Il Congresso degli Stati Uniti ogni volta blocca queste iniziative.
trovate giusto, certo, più o meno, quindi una parità di PIL tra l'America e la Cina, vi pare giusto che nella Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, non capisco perché la Cina abbia il 2% di potere di seggio e l'America ce n'abbia il 17%. A noi non ci dicevano niente o ci negavano alcune, le proposte, quindi per garantire il nostro sviluppo sostenibile e lo sviluppo sostenibile dei nostri partner dobbiamo creare un'organizzazione che potesse permettere di risolvere le questioni nostre e dei nostri partner, non al posto di qualcuno o non contro qualcuno. Noi rimaniamo sempre membri della Banca Mondiale, noi rimaniamo sempre membri del Fondo Monetario Internazionale, ma noi stiamo costruendo nuovi strumenti che permettono di creare e risolvere i problemi per noi e per i nostri partner. Stavo guardando il film che stavate facendo vedere e ho notato che si parlava del fatto che il capitale della nuova banca di sviluppo, la nuova banca BRICS, ammonta a 50 miliardi di dollari, ma non è proprio così, il capitale ammonta a 100 miliardi di dollari, il doppio, vabbè, capita, poca informazione. In che cosa c'è la verità? 50 miliardi li abbiamo già distribuiti ugualmente l'uno con l'altro, quindi 10 miliardi da ogni paese, e gli altri miliardi vengono, aspettiamo gli altri paesi. 50 è stata divisa, gli altri 50 aspettiamo, e nel prossimo futuro porteremo all'inizio della banca, per l'inizio dei lavori, 2 miliardi ciascuno. E il fondo della valuta concordata è un nostro piccolo fondo monetario internazionale, sono altri 100 miliardi oltre quelli che abbiamo già stanziato per la banca. Lì non c'è spazio per nessuno tranne per solo per i paesi BRICS. La Cina ha circa 41%, la Russia 18%, è una struttura un po' diversa, basata sull'economia dei paesi. Ma a differenza del Fondo Monetario Internazionale non c'è un apparato burocratico che controllerà tutte le cose. Ogni paese nominerà un rappresentante che creeranno un consiglio dei rappresentanti e tutte le decisioni verranno prese in consiglio, collegialmente. Quando parliamo del fatto che la banca BRICS già è formato, significa che è stato preso già lo statuto, è stato approvato lo statuto della banca, tutti sono pronti i documenti, e volevo leggervi il primo articolo dello statuto e l'articolo 2, che danno un'idea perché è stata fatta questa banca. La banca deve mobilizzare le risorse per le infrastrutture e il solido sviluppo dei progetti BRICS e delle altre economie emergenti e dei paesi in via di sviluppo, integrandosi ai già esistenti sforzi degli istituti finanziari regionali e comuni per la crescita globale e lo sviluppo. Quindi noi vogliamo aumentare l'effetto delle nostre azioni, non è che vogliamo chiudere qualcosa, vogliamo creare di più e non di meno. Il secondo articolo, per raggiungere questi obiettivi, la banca deve supportare iniziative pubbliche e private tramite il prestito, la garanzia, la fornitura di liquidità e altri strumenti finanziari, e anche attraverso il supporto tecnico ai progetti sostenuti dalla banca. Voglio sottolineare che quando l'abbiamo annunciato, la Banca Mondiale ha deciso di cambiare un po' la sua strategia. All'inizio hanno detto che supportano la fondazione della banca e la aiuteranno quando possibile, e in secondo luogo hanno già iniziato a guardare, può darsi davvero iniziare magari iniziare il finanziamento dello sviluppo sostenibile e non occuparsi soltanto di progetti politici. E
trovo che sia un risultato soddisfacente già per aver appena fondato la nostra banca di sviluppo. Noi abbiamo un'altra differenza, che noi abbiamo all'inizio quale nazione governerà la banca. Per ora il nostro ministro delle finanze adesso è il presidente, poi il presidente della banca. Che prima fu il presidente di un'altra banca grandissima indiana, l'ICIC, il signor Kamath. I rappresentanti dei brasiliani si occuperanno dell'amministrazione della banca e il Sudafrica. Abbiamo deciso in Sudafrica di aprire la prima filiale regionale, mentre la sede centrale l'abbiamo fissata a Shanghai, con in una sede molto grande e spaziosa data dal governo che permetterà di svolgere le proprie funzioni. La banca inizierà tra poco ad analizzare i primi progetti e tra 9 mesi inizierà ad operare. Vorrei far notare che è possibile che questi banchi lavoreranno in diverse valute. Già con la Cina abbiamo deciso che quando dovremo regolare il commercio bilaterale potremo ricorrere anche alle nostre valute e probabilmente anche la banca BRICS potrà operare con queste misure di sviluppo. Molte domande ci sono riguardo possono gli altri paesi entrare a far parte della banca BRICS? È possibile. Quindi non si può entrare nel pool del valute di riserva, ma nella banca sì, però ci devono essere dei criteri. Il primo è tutti insieme. Tutti i nuovi membri non devono avere più del 45% del capitale in banca. E poi, quindi non possono avere un capitale limitato affinché non abbiano una forza di voto troppo forte rispetto ai paesi fondatori. Ci stanno delle decisioni che devono essere prese tramite consenso collegiale, quindi ci sarà anche il potere di veto e quindi non è vero che ci si potrà mettere d'accordo con singoli paesi. Un dettaglio molto importante è che l'ho detto sia in Venezuela che in Vietnam che in Germania e in molti altri paesi, la banca BRICS non è una banca è un'organizzazione di beneficenza. Il nostro obiettivo è l'economia sostenibile, che ci siano meno poveri, ma non abbiamo intenzione di regalare niente a nessuno. È una banca per lo sviluppo. Noi dobbiamo garantire la possibilità di sviluppo per i nostri paesi e per i nostri partner. Se c'è lo sviluppo, se c'è aspettativa di guadagno concreto, noi daremo soldi, noi lo potremo cooperare con altre banche come la banca asiatica, con banche private, con altre banche, non ci sono problemi su questo. E a parte questo qua, vorrei porre la vostra attenzione sul fatto che questa banca non finanzierà uno Stato specifico. Il nostro obiettivo è fare progetti che a tutte e a tutti i paesi BRICS, o almeno ad alcuni paesi BRICS, aiutino a risolvere le proprie questioni, le proprie sfide. Sappiamo che cosa faremo in Africa, sapremo che cosa fare in Asia, per esempio la via della seta marittima, ma in ogni caso
devono essere seri progetti internazionali. È un dettaglio importante. E non abbiamo limiti di non abbiamo criteri specifici per il personale della banca, quindi se non è in base alla nazionalità si può lavorare nella banca anche a persone di paesi non BRICS, quindi gli italiani che sono interessati sono benvenuti, ci saranno dei salari molto buoni. So che in Italia il livello di disoccupazione è molto più grande rispetto al nostro paese, quindi siete molto benvenuti e grazie per la vostra attenzione.